Ben ritrovati a tutti nella nostra puntata del giovedì sera con Terra d'Acqua News Web Radio. L'altra volta abbiamo saltato perché c'è stato qualche inconveniente tecnico, adesso sembra che si sia sistemato tutto. Come sempre qui con noi c'è un ospite, tra poco vi sveliamo di chi si tratta. Vi diciamo solo che il tema di questa puntata sono i GDR, oppure giochi di ruolo. Qui con noi c'è Nicola Urbinati di Anzola dell'Emilia. Ciao Nicola, benvenuto. Benvenuto in questa nostra puntata. Allora, ti abbiamo contattato perché tu sei un appassionato di giochi di ruolo. E tu in particolare ci hai incuriosito il gioco di ruolo che si chiama Fate, che tu stai anche contribuendo a far conoscere in Italia, giusto? Ecco, parlaci un po' di questo gioco di ruolo, in cosa consiste? Oltre che appassionato, sono anche editore di giochi di ruolo e ho cominciato appunto la mia avventura editoriale con Fate. Fate è un gioco di ruolo cosiddetto tabletop, cioè si gioca al tavolo con un gruppo di amici ed è particolare perché ha delle meccaniche, delle regole che aiutano molto a gestire l'interazione tra giocatori e personaggi che vengono interpretati dai giocatori per andare a raccontare delle storie con delle strutture narrative ben precise. E questo viene fatto appunto proprio tramite le meccaniche di gioco e questa è la cosa, diciamo, fondamentale di Fate rispetto ad altri giochi di ruolo, diciamo. Sì, ma è una struttura un po' più semplificata, se vogliamo, rispetto agli altri, può essere? Sotto certi aspetti semplificata, sì, sotto altri proprio punta a strutturare proprio la narrativa e la fiction del gioco, piuttosto che a ricreare semplicemente un mondo di gioco, che invece verrà creato dalla creatività dei giocatori in maniera molto condivisa. Ecco, dicevamo che è proprio grazie a te che si sta diffondendo sempre di più questo gioco di ruolo che fino a non molto tempo fa era sconosciuto in Italia. Fate ha una storia in realtà molto lunga, soprattutto in America. La prima versione uscì intorno al 2002-2003 e solo dopo cominciò a vincere anche dei premi con le edizioni successive e solo dopo la campagna di Kickstarter, di crowdfunding americana che guadagnò oltre 450 mila dollari, cominciò a scalzare molte classifiche di vendita e arrivò, diciamo, come notizia, come gioco abbastanza conosciuto anche in Italia. Io cominciai a conoscerlo leggermente prima e quando ci fu quella campagna di Kickstarter ebbi l'idea, diciamo, di cominciare a distribuirlo in Italia. Cominciai costruendo il portale fateitalia.it, sul quale è possibile trovare addirittura i regolamenti base online, quindi sono liberamente consultabili online. E poi, pian piano, vedendo che c'era molta richiesta in Italia, ebbi l'idea di dire: va bene, proviamo a pubblicarlo. Chiesi la licenza alla casa americana che me la diede, ebbe fiducia in me e con un'altra campagna diciamo, di raccolta fondi fatta qui in Italia da me, riuscii a trovare i fondi per partire in questa avventura editoriale. Questa è Adesso un po', diciamo, la storia di quante come ho cominciato. persone più o meno giocano sia nel mondo che in Italia? Quanti sono gli appassionati?
anche a grandi linee. Allora, diciamo che per un gioco tabletop come Fate è sempre difficile rispondere a questa domanda, mentre per dei giochi online, come dei videogiochi o cose del genere, è più facile rispondere a questa domanda perché si contano le connessioni. Qui è molto più difficile, potrei parlare di vendite, potrei parlare, però magari ci sono tanti giocatori che lo giocano in casa loro di cui non ho conoscenza. Però diciamo che nel mondo possono essere forse anche qualche centinaio di migliaio, conoscendo anche le vendite della casa americana. In Italia probabilmente poco meno, intorno a forse 1.000-2.000. Ecco, un'altra domanda, in parte hai già risposto prima. Mettiamo che io mi incuriosisco a questo gioco. Cosa posso fare per iniziare a giocare? Cosa deve fare un ragazzo, una persona? Dunque, la cosa più facile è quella di collegarsi al portale fateitalia.it, sul quale, come già detto, sono disponibili regolamenti base online per cominciare a giocare ed è pieno anche di tutta una serie di risorse come articoli di approfondimento, suggerimenti e altro per poter cominciare a giocare e cominciare a conoscere il gioco anche in profondità. Ulteriormente, volendo, per poter usufruire anche di altri media, diciamo, si può andare sul nostro negozio online su dreamrollpress.it, dove sono disponibili sempre i regolamenti, per esempio in PDF, i regolamenti base sono in Pay What You Want, quindi la gente può decidere il prezzo da dare per questi PDF, anche zero. Quindi anche lì c'è un'altra risorsa molto molto poco costosa a cui riferirsi. Altrimenti, sempre sul nostro negozio online sono disponibili i regolamenti cartacei per chi preferisce invece i regolamenti cartacei. Sicuramente c'è da partire da Fate Accelerato o Fate Sistema Base, che sono i due regolamenti di base da cui partire, e poi siamo pieni anche di ambientazioni, alcune anche create in originale in Italia, molto belle, e quindi insomma da lì poi ognuno può valutare il gioco ed eventualmente entrare in questo bellissimo mondo che è Fate. Quindi invitiamo tutti a provare, almeno fare un tentativo e magari si scopriranno dei nuovissimi appassionati e non lo molleranno più. Ecco, ti faccio una domanda un po' più personale. Com'è nata in te la passione per i giochi di ruolo? È stato più un amore virtuale o più nel reale? Dunque, intanto cominciamo col dire che ho una certa età, nel senso che ho già superato i 40. Ah, ok. Questo Quindi mi vuol stai dire facendo sentire che più vecchio di quello che sono. questo vuol dire che avendo conosciuto i giochi di ruolo quando ero abbastanza giovane, ancora i videogiochi non erano così presenti, così arrembanti. Quindi il mio amore è scoccato, diciamo, nel reale, quindi con giochi di ruolo tabletop, quindi ci si trova con una serie di amici intorno a un tavolo o comunque in un luogo per raccontarsi delle storie tramite l'interpretazione di personaggi, con le interazioni tra giocatori e personaggi veicolate da una serie di regole. Questo sostanzialmente è il gioco di ruolo, io l'ho conosciuto così. Quindi immagino, faccio un nome a caso, Dungeons and Dragons. Quello, per esempio, è stato il primo gioco di ruolo che ho conosciuto, come Immagino. penso la stragrande maggioranza degli appassionati. Penso che sia Tra anche l'altro nella il. sua primissima edizione in scatola rossa. Penso che sia anche il più famoso del mondo. Sì, lo è rimasto con
con merito, perché è riuscito negli anni a rinnovarsi, a riproporsi sempre con grande capacità sia commerciale che di game design. Ti chiedo un'ultimissima cosa, poi lasciamo spazio alla musica, visto che il tempo sta via via passando. Secondo te, visto che si è parlato di digitale e reale, il gioco virtuale, videogioco, ha tolto spazio allo scatolato, al gioco, diciamo, reale fatto con le persone, oppure, diciamo, continua a resistere la versione Allora, scatolata, diciamo? sicuramente c'è stata una grossa flessione con l'arrivo del virtuale, però non l'ha distrutto, non l'ha rovinato. Ci sono stati alcuni anni di grande difficoltà, però in questi ultimi anni si sta notando una grande rivitalizzazione sia del gioco da tavolo in generale, sia anche del gioco di ruolo. E questo probabilmente anche per una maggiore necessità forse delle persone di avere maggiore interazione sociale diretta, piuttosto che, insomma, alla fine sono comunque due cose ben diverse che danno delle soddisfazioni ben diverse. E quindi al di là della facilità d'utilizzo di un videogioco, il gioco, diciamo, reale dal vivo rimane comunque un'esperienza assolutamente diversa e comunque non, almeno per il momento, non sovrapponibile con quella del videogioco. Non si danno troppo fastidio a vicenda, mettiamola Se così. ne sono dati, ma in realtà, insomma, sono comunque due cose per il momento ancora diverse. Perfetto. Allora, come dicevo, lo spazio sta rapidamente volgendo al termine, quindi direi che è il momento per i saluti. Intanto ti ringraziamo per essere rimasto con noi, per aver accettato l'invito, per averci fatto conoscere questo nuovo gioco e magari per aver invogliato qualcuno a sperimentare Fate. Ricordiamo ancora una volta, per chi volesse iniziare, l'indirizzo, il sito dove poter trovare tutto quello che serve. Dunque, potete trovare tutto su fateitalia.it per cominciare e su dreamlordpress.it o anche in qualsiasi negozio di giochi potete chiederlo. E questi sono, insomma, i due posti in cui poterlo trovare, oltre alle comunità dei social, sia su Google Plus che su Facebook, in cui chiedere anche se si cercano giocatori o se si cerca una demo o qualcosa del genere. Perfetto. Noi ti ringraziamo ancora una volta, Nicola, Grazie a voi per... della disponibilità e del tempo, è stato veramente un grosso piacere. Grazie a te. L'appuntamento per tutti è, come sempre, giovedì prossimo. Gli altri appuntamenti sono con l'informazione e lo sport, più qualche altra sorpresa che stiamo preparando, ma che vi sveleremo in una delle prossime puntate. Grazie a tutti e alla prossima puntata. Ciao!